una escalation inevitabile. E a quel punto abbiamo chiesto in udienza, lo ricorderà la Corte, alla dottoressa Ferraro, ma quando poi dopo il fuso orario, dopo la telefonata, appena lei è tornata in Italia, ha chiesto mai a Giovanni Falcone a cosa pensava, a cosa alludeva, a quali obiettivi pensava dopo Lima, quell'escalation inevitabile di cui parlava Falcone, a chi sarebbe andata a creare danno? E la Ferraro ha risposto che di sicuro Falcone fece espressamente almeno un nome, e il nome che ha detto la Ferraro, pronunciato a Giovanni Falcone dopo Lima, era quello di Mannino. Ancora il nome di Mannino come il primo della lista degli obiettivi designati subito dopo Lima. E questa volta il nome di Mannino come capolista non ci viene da Cosa Nostra, ma ci viene dalla intelligenza strategica di chi aveva appunto strategicamente subito colto cosa era successo, qual era il significato e cosa stava per succedere. Spero che sarà una rincorsa. Ancora sulle reazioni istituzionali e sulla piena percezione della strategia sottesa all'omicidio Lima, e ancora concentrando l'attenzione sulle reazioni particolarmente qualificate del dottore Falcone, delle sue reazioni all'omicidio Lima ci ha parlato in udienza anche De Mita. E De Mita in quel momento, come sappiamo bene, era il vertice del potere politico democristiano, era il presidente della Democrazia Cristiana. Ebbene, subito dopo Lima, dice De Mita, pochi giorni dopo Lima, Falcone chiede di parlarmi. Ed è insistente, tant'è che De Mita dice a un certo punto, mi ha detto che sarebbe passato per Roma il 15 di marzo, e quindi decidemmo di vederci il 15 di marzo. Siccome la richiesta di Giovanni Falcone era urgente, addirittura questa conversazione avviene in macchina, perché Falcone lo va a prendere a Lilton, in macchina, da soli, 15 marzo, tre giorni dopo Lima, le parole di Falcone riferite a De Mita sono queste. Ora preparatevi, perché la mafia, dopo la sentenza della Cassazione, deve organizzarsi, e per organizzarsi eleverà il livello di scontro con lo Stato. E aggiunse, dopo Lima dovete prepararvi, perché ci sarà l'elevazione dello scontro tra mafia e Stato. Dice De Mita che il suo unico commento fatto a Giovanni Falcone in quella macchina fu: ma perché queste cose che sta dicendo a me non le scrive? E la risposta di Falcone fu, in quella macchina, perché in questo momento queste cose non passano. In questo momento queste cose non passano, sono le parole di Giovanni Falcone. Ebbene, vedremo dopo, in altre udienze, come avverrà il depotenziamento di questo allarme, come avrà inizio e come avrà fine l'isolamento politico del ministro dell'Interno Scotti. Non voglio anticipare temi, ma una cosa va detta ora, e cioè che tanto è vero che quelle cose in quel momento non passavano, che la conversazione Falcone-De Mita è del 15 marzo. Il 17 e il 20 marzo ci sono due audizioni, una solo di Scotti, le vedremo abbondantemente dopo, una sola di Scotti, 17 marzo, una di Scotti e Parisi, 20 marzo, davanti alle commissioni parlamentari di questo paese, in cui tra l'altro si parla di destabilizzazione, di rischio, di scontro che aumenta, e tanto che queste cose non passano, che De Mita nella stessa udienza in cui ha riferito questo, di tutto ciò non ha ricordato nulla. Non ricordava nulla sulle circolari di Scotti, che ora vedremo. Non ricordava nulla dell'audizione di Scotti nelle commissioni del 17 e del 20 marzo. Non ricordava nulla dell'allarme per Mannino e per gli altri politici democristiani, cioè per i politici del suo partito, del partito di cui era presidente della Democrazia Nazionale, della Democrazia Cristiana. La stessa reazione di totale lucida percezione sull'omicidio Lima è quella di Paolo Borsellino, la riferita Diego Cavaliero in udienza, quando ha detto che si sentirono poco dopo, dice, quello è un fatto deflagrante, mi disse che sarebbe stato l'inizio di altri sconvolgimenti violenti e politici. Ma sulla percezione del pericolo e del ricatto già in quella fase abbiamo degli elementi documentali. Mi riferisco, come la Corte avrà certamente capito, a quei documenti che abbiamo prodotto già all'udienza del settembre 2013 e che nell'indice che abbiamo redatto all'epoca sono denominati circolari del Ministero dell'Interno antecedenti il 31 marzo 92 e riguardanti la possibile esistenza di un piano destabilizzante del Paese. È una citazione testuale. Si tratta di 12 circolari strettamente riservate, indirizzate a uffici di polizia e a prefetture, che arrivano appunto fino alla data del 31 marzo, che hanno una doppia firma, in alcuni casi Parisi, il capo della polizia, in altri casi anche Scotti, insomma il vertice in quel momento dell'ordine pubblico e della sicurezza nel paese. E alcune di queste circolari devono essere lette in alcuni passaggi, al di là di quelli più noti, perché le riteniamo importanti ai fini della prova, perché non si limitano solo a fare un riferimento al rischio di destabilizzazione, ma si spingono anche a individuare nel dettaglio le tecniche perseguite da quella destabilizzazione e i nomi dei soggetti che già alla data di quelle circolari emanate dalle istituzioni, dai vertici dell'ordine pubblico, sono già i soggetti messi a calendario. E chi sono i nomi indicati nelle circolari di cui stiamo parlando?
Andreotti, Vizzini e Mannino. Gli stessi identici nomi che vengono dai collaboratori, dalle riunioni e da tutto il resto. Lo stesso nome che dice Giovanni Falcone alla Ferrara il giorno dopo. Il nome di Mannino in particolare compare già nella circolare del 16 marzo 92, a firma del Solo Parisi. Siamo a 4 giorni da Lima. In quella circolare si scrive: eventi omicidiari riferiti inducono a ulteriore mobilizzazione e più attenta vigilanza, specie ove si consideri che nel contesto dei luttuosi episodi sono state rivolte minacce contro il signor Presidente del Consiglio, Ministro Carlo Vizzini e Ministro Calogero Mannino. Tra l'altro, come vedremo dopo, di queste minacce, delle denunce, delle segnalazioni non vi è alcuna traccia documentale, sempre nell'ottica della doppia reazione. Ma è significativo anche in questa stessa circolare del 16 marzo, e il riferimento lo si capirà meglio quando parleremo brevemente della questione Falange Armata, il riferimento che questa circolare fa all'utilizzo di tecniche di disinformazione nelle minacce e nelle rivendicazioni, perché si scrive subito dopo Mannino: è in atto una campagna intossicatoria e disinformativa che si sta avvalendo di messaggi intimidatori con telefonate e lettere apocrife che proprio in questo modo vogliono minare la credibilità delle istituzioni e soprattutto ingenerare stati di diffusa apprensione, di mobilitazione e di protesta. Cioè c'è già tutto. I collaboratori dicevano che dovevano far scendere le persone per strada per l'allarme sociale, che anche questo era un modo per fare pressione alle istituzioni. Le circolari del 16 marzo recepiscono già tutto. Obiettivo Lima, rivendicazioni, telefonate e lettere apocrife, campagna disinformativa che è benzina sul fuoco in quel momento. Ma è soprattutto sempre la stessa circolare, questa del 16 marzo, la prima del fenomeno di Mannino, che si conclude con una frase che riteniamo importantissima. Perché dice: l'omicidio appena consumato e le tecniche di disinformazione, le telefonate, le rivendicazioni, fanno affiorare, e da questo momento è testuale, fondati indizi in ordine alla pretesa di interrompere la linea della fermezza statuale per recupero pieno della legalità. 16 marzo 92, c'è la violenza, c'è la minaccia, c'è la finalità di condizionare il governo, c'è la volontà di superare la linea della fermezza, c'è già quasi tutto in questa circolare del 16 marzo 92 ed è molto significativo il riferimento alla volontà di superare la linea della fermezza. La linea della fermezza che si era estrinsecata nel recupero pieno della legalità, cioè il recupero pieno della legalità attraverso le riforme del 91 aveva provocato la reazione di Cosa Nostra. E in questo modo si era espressa la linea della fermezza statuale. E quella campagna aveva la pretesa di interrompere la linea della fermezza. E interrompere la linea della fermezza in questo paese, e non solo in questo paese, da sempre significa solo una cosa. Perché l'alternativa alla linea della fermezza è una, ed è mediare, trattare, cercare il compromesso. C'è già questo pericolo nella circolare del 16 marzo 92, la linea della fermezza. Dobbiamo allora chiederci brevemente come sono nate queste circolari, perché anche per questo tema passa un argomento che poi sarà sviluppato, che è quello del depotenziamento dell'allarme, dell'isolamento politico. Ebbene, già il dottore De Gennaro, sentito in udienza, ci ha detto di aver consultato quelle circolari poco prima della sua deposizione, di aver notato il numero di protocollo che hanno quelle circolari, 224, e di aver capito subito che quel numero di protocollo, il numero delle circolari che nascono da allarmi di intelligence e di pubblica sicurezza per notizie prese che mettono a rischio l'incolumità pubblica. Protocollo 224. E sulla genesi di queste circolari ovviamente è molto più specifico quello che ha detto in udienza e nei verbali che abbiamo acquisito e che abbiamo richiamato in udienza uno dei due autori di queste circolari, che è ovviamente il ministro Scotti. Innanzitutto Scotti sulle circolari e sulla genesi delle circolari dice questo, dice: sulla base di una serie di fatti, io riunì il comitato dell'ordine della sicurezza e di servizi. Qui non si tratta di prendere singolarmente i fatti, ma di metterli insieme, di mettere insieme le informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi, attraverso un'analisi di intelligence, dare un quadro e indicare un significato e una direzione di quello che avveniva. Dice Scotti in udienza, l'aveva detto già da subito, a dire il vero, già in quel 92, che con queste circolari, le fonti di queste circolari certamente non si esaurivano in quello che poi servirà come pretesto per ridimensionare l'allarme, cioè Ciolini. Tra l'altro la prima di queste circolari è addirittura antecedente alla prima lettera di Ciolini, quindi insomma è evidente la diversità genetica, della matrice genetica dell'allarme. Ma comunque, sulla serietà dell'allarme delle circolari, ho già fatto riferimento a due audizioni in commissione parlamentare, una 17 marzo dopo Lima, una 20 marzo di fronte alle commissioni riunite, con la presenza sia di Scotti che di Parisi. Quella del 20 marzo la vedremo dopo, perché è un argomento troppo collegato
alla vicenda del cambiamento di Scotti, il cambiamento al vertice del Ministero dell'Interno, quindi quella del 20 marzo la vedremo dopo. Io quella su cui invece io mi voglio soffermare in questa parte è quella del 17 marzo 92, che è proprio su Lima. Ci va solo Scotti in Parlamento, 5 giorni dopo Lima, e questa pubblica esternazione di Scotti subito dopo Lima è, secondo noi, veramente fondamentale. Non solo sarebbe suggestivo, è suggestivo, è comunque rilevante, quindi lo dico, ma non solo perché Scotti in udienza nel nostro dibattimento ha detto che proprio il testo della sua deposizione del 17 marzo, quello di Lima, lo aveva fatto vedere prima di pronunciarlo a Giovanni Falcone, e Giovanni Falcone gli dice benissimo, vai avanti così, ha detto Scotti, ma non solo per questo, perché al di là di quello che ha detto in udienza Scotti, proprio sfogliando lo stenografico di questa del 17 marzo, Scotti pone alcuni punti fermi che sintetizziamo in questo modo. Innanzitutto, Scotti, a 5 giorni da Lima, per la prima volta pubblicamente, in un contesto che più istituzionale non si poteva, dice che dice quello che tutti all'interno di Cosa Nostra e all'interno delle istituzioni avevano capito, e cioè il significato eversivo, non solo punitivo, dell'omicidio Lima. Dice: questo omicidio dimostra l'aspetto nuovo assunto in queste ore dalla criminalità organizzata, quello di cospargere il terreno della lotta di cadaveri eccellenti, avvalendosi delle stesse tecniche raffinate che a suo tempo furono proprie degli eversivi. Ma nell'analisi lucida di Scotti c'è tutta l'essenza del 338, perché Scotti aggiunge questa frase: oggi, dopo questo omicidio, siamo in presenza di un fenomeno che non mira a distruggere le istituzioni, ma a piegarne gli apparati ai propri fini, a condizionarle. È un fenomeno che non le vuole distruggere, ma le vuole piegare. Il Parlamento sa, in quel momento, i rappresentanti del governo in quella sede, che il significato di quell'omicidio potrebbe essere anche questo, volontà di piegare le istituzioni. E ancora, Scotti, in quella sede, il 17 marzo, espone pubblicamente il rischio elevatissimo che, continuando con la linea della fermezza, vedremo che la chiama proprio così, ci sarebbero stati omicidi di altri politici. Cioè la stessa cosa delle circolari, Vizzini, Mannino e Andon. Dice che anche con l'ausilio delle informazioni ricevute dai servizi segreti, dopo Lima saranno uccisi probabilmente, se continuiamo così, altri politici. Ci tiene a specificare nel testo di quella escursione, di quella audizione. Dice, per esempio, dico solo che alla questura di Palermo, un'ora dopo Lima, è arrivata una telefonata che diceva: guardate che la lista, l'elenco, non si ferma a Lima. E lo cita come esempio di una strategia che sarebbe continuata con altri politici. Scotti, in quella audizione, e dicendolo pubblicamente, noi riteniamo sta anche ponendo un problema per la prima volta di continuità, e sta ponendo ai suoi interlocutori istituzionali la responsabilità di quella continuità. Dice: perché c'è stato Lima, perché continuerà dopo Lima? La mafia sta reagendo in questo modo perché da un po' di tempo è più incisiva, in particolare in questo momento, l'azione dello Stato contro di essa. Quindi ai suoi interlocutori istituzionali dice: questa è la reazione della linea della fermezza. E abbiamo detto, la responsabilità della continuità. Ebbene, già quel 17 marzo c'è una frase di Scotti in quella audizione che in quel momento poteva apparire incomprensibile, che forse a molti sarà apparsa incomprensibile, ma che alla luce di quello che vedremo nelle prossime udienze, alla luce di tutto quello che abbiamo visto nel dibattimento, ha un significato univoco, chiaro, ed è un tassello probatorio per noi importantissimo, perché il 17 marzo, subito dopo aver detto queste cose, Scotti dice testuale: né, badate bene, si può sfuggire a questo problema, e il problema è che sarebbero continuati gli attentati ai politici, coltivando l'illusione che basti cambiare un ministro dell'interno per risolvere una questione così difficile e complessa. 17 marzo 92, Scotti dice: non possiamo farci nel gioco delle tre carte e semplificare il problema pensando: noi cambiamo il ministro dell'interno, nel ministro dell'interno vedono l'emblema della linea della fermezza e si acquietano. È un'illusione, e soprattutto Scotti con queste frasi sta dicendo che già il 17 marzo lui a quella illusione non ci crede, e che quel risultato, il cambiamento al vertice, il cambiamento del ministro dell'interno, già il 17 marzo Scotti non lo vuole, perché è l'illusione di risolvere il problema cambiando il ministro dell'interno. Nella parte finale di quella audizione, anche questa è importantissima, Scotti chiede ai suoi interlocutori, pone un interrogativo e pone ai parlamentari e ai membri del governo rappresentati in quella sede istituzionale, pone una alternativa politica ed etica. E quell'alternativa del 17 marzo è, secondo noi, la storia in filigrana di questo processo, di tutti i passaggi di questo processo. Dice Scotti: a questo punto, dopo tutto questo e dopo tutto questo che vi ho detto, le strade sono due.
o uno scontro testuale a 360 gradi con la criminalità organizzata, una guerra con le armi del diritto contro la criminalità organizzata. Ed è un obiettivo questo che Scotti espressamente dice che si potrà raggiungere tutti insieme, solo se si sarà disposti a pagare prezzi che saranno anche alti. E dice Scotti un'altra cosa, perché i prezzi da pagare non sono solo umani. Perché dice, se seguiamo questa strada ci sarà anche per ciascuno di noi un grave prezzo politico che bisogna essere pronti ad accettare. Questa è la prima alternativa, questa è la linea della fermezza che in quella circolare si dice obiettivo della pretesa da superare. Questo è il passaggio che Giovanni Falcone legge e dice benissimo vai avanti. Poi c'è la seconda alternativa, dice pure ce n'è un'altra di strada, dice Scotti in commissione. Accontentarsi della pax mafiosa, di un clima di normalità, con un atteggiamento di connivenza, dice Scotti, che certamente provocherà nell'immediato una minore quantità di violenza. Qualcuno in meno morirà, ma che porterà allo sfaldamento, e in questo noi siamo assolutamente d'accordo che l'esito ha rischiato a lungo di essere questo, allo sfaldamento e alla dissoluzione, prima ancora che politica, anche morale ed etica. Conclude Scotti con queste parole: se la democrazia italiana vuole salvarsi da un condizionamento crescente per i prossimi anni della criminalità, allora dobbiamo essere pronti a scegliere la prima strada, affrontare un calvario doloroso segnato anche da fatti estremamente preoccupanti. È quello che chiediamo di fare agli imprenditori quando gli chiediamo di denunciare e di non pagare e di non trattare. E se lo chiediamo a loro era il minimo che si potesse aspettare che nessuno, di nascosto, mentre gli altri morivano, andasse a mediare sotto banco. Insomma, l'alternativa, quel 17 marzo, che è la filigrana di questo processo, è già tracciata a tutti. Sanno tutti qual è la posta in palio, sanno tutti che sta succedendo, sanno tutti cosa significa a quel punto mandare qualcuno a chiedere che volete, fare quello che sarà fatto nel 93, lo sanno tutti. E Scotti, con quell'audizione concordata con Giovanni Falcone, ne aveva posto la base. Vedremo in seguito quanto gli costò politicamente. Ma, signor Presidente, signori giudici, non ci sono solo le circolari di Scotti e l'audizione del 17 marzo. Faccio riferimento per capire quanto anche nel dettaglio dei nomi, sempre il solito Mannino, la certezza che potesse succedere qualcosa proprio a questi soggetti. Faccio riferimento al documento a firma del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, 22 giugno 92, indirizzato al signor Direttore del Sismi, che abbiamo acquisito al fascicolo per il dibattimento nelle udienze che si sono tenute. Ebbene, si scrive: nel quadro dell'attività informativa finalizzata a chiarificare le attuali direttrici operative di Cosa Nostra, sono state acquisite da più fonti fiduciarie, quindi non è Ciolini, che non era neanche prima, non è fonti fiduciarie, da più fonti fiduciarie del Comando Generale, notizie circa l'intendimento dei vertici dell'organizzazione criminale di opporsi con determinazione all'attuale azione di contrasto nei loro confronti dello Stato, agendo contemporaneamente su due fronti. Primo fronte, indurre un clima di grave intimidazione nei confronti di alcuni politici per flemmatizzare l'impegno delle istituzioni contro la criminalità, eliminare fisicamente alcuni inquirenti evidenziatisi nella recente proficua attività di repressione iniziata dallo Stato. In particolare si è appreso che gli onorevoli Calogero Mannino e Salvo Andò potrebbero essere future vittime di Cosa Nostra. 22 giugno 92, più fonti fiduciarie dei Carabinieri. Poi cercheremo di capire quali erano anche queste fonti fiduciarie. Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione che è veramente peculiare, se non unica. Cioè, abbiamo gli stessi nomi degli obiettivi designati su un fronte e sull'altro, nelle riunioni di Guddo e nei documenti istituzionali. E la dimostrazione della piena percezione politica del significato dell'omicidio Lima ci viene anche da un'ultima cosa, che accenno soltanto, perché ci tornerò nell'ultima parte di questa mia prima parte, quando tornerò anche sul discorso Leonardo Messina e in progetto politico unitario. Perché è significativo dare ora questo accenno, incasellare questo dato, che Brusca in udienza ci ha detto, e lo aveva detto sempre, gli abbiamo contestato in una situazione di memoria vecchi verbali, in cui ha sempre detto che subito dopo l'omicidio Lima, in questo dibattimento, diciamo per trasparenza, ha detto sono incerto se dopo Lima o dopo Capaci, in tutti i verbali, ce n'è traccia documentale, che gli abbiamo contestato in una situazione di memoria, lui diceva sempre dopo l'omicidio Lima, dice incontrai Rina, che non era ancora contento, non era affatto contento come sarà dopo, che gli dice si sono fatti avanti alcuni politici, alcuni soggetti politici, e fa tre nomi che a prima vista potrebbero sembrare anomali in quel momento temporale, marzo 92, perché i nomi sono Ciancimino e Ci Siamo, Bossi
mi portarono pure sto Bossi, e dell'Utri. Ripeto, teniamola in questo momento, questa circostanza, come dato. Teniamola con lo stesso stupore che ho avuto io quando l'ho letta la prima volta. Ho detto, ma che c'entra marzo 92 dell'Utri sul discorso politico? Cioè, qualcosa che non torna nei tempi, marzo 92. E ancora, ma che c'entra Bossi? Questo discorso lo svilupperemo, ripeto, dopo, insieme all'altra questione, Leonardo Messina e l'altro. E al momento è importante perché fa capire anche questo farsi avanti, che anche a livello dei politici nuovi si era capito che quella strategia doveva portare a una sostituzione del vecchio con il nuovo, il vento nuovo di cui abbiamo parlato stamattina. Presidente e signori giudici, iniziamo ora una parte importante e lunga. Possiamo iniziare, tanto è frazionabile, ci saranno più frazionamenti, oppure se la Corte ritiene possiamo partire da domani, perché anticipo solo di che cosa si tratta. Si tratta in particolare, dopo tutto quello del discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, di capire quali furono i contatti, in particolare di uno di quei politici designati, con Subranni, in prima battuta, e subito dopo anche diretti con Mori e De Donno. Si tratta di capire il rapporto fittissimo ed anomalo che in questo stesso momento in cui Mannino è sulla graticola, Mannino rafforza, intreccia e corrobora con i vertici del Rossi in quel momento. E questo rapporto passa per una serie di piani, per una serie di argomenti, e passa anche per incontri diretti che Mannino ha prima con Subranni e poi anche con Mori e De Donno, come diremo, per discutere della situazione della sua incolumità politica. È un tema, ripeto, che passa per più fronti ed è piuttosto lungo. Possiamo iniziare? Se possiamo enucleare una prima frazione, diciamo, di una mezz'ora, sì. Direi possiamo. Va bene. E andiamo avanti ancora per mezz'ora. Va bene. È, dicevo, un tema probatorio, delicato, perché ovviamente noi in questo processo non illustreremo gli elementi prettamente riferibili alla posizione di Mannino, ma ci soffermeremo soltanto sugli elementi che attestano quello che ho detto prima, cioè che proprio in quelle settimane in cui Mannino è il primo della lista, si rafforza un rapporto che ho definito prima fittissimo e anomalo tra il ROS dei Carabinieri, nella persona del comandante Subranni, e poi con Mori e De Donno, e Calogero Mannino. Di questo rapporto, che abbiamo definito fittissimo e anomalo, vedremo in particolare una serie di manifestazioni eclatanti, che sono tre. Innanzitutto vedremo la manifestazione di questo rapporto che interessa più da vicino e più direttamente l'imputazione di questo processo. E cioè vedremo come, nonostante la condizione di enorme pericolo che solo in parte abbiamo già descritto, nonostante quella condizione portò Mannino a una condizione di terrore assoluto, nonostante alcune gravi intimidazioni ricevute, ebbene Mannino sceglierà in quelle settimane non solo di non denunciare pubblicamente, formalmente, tutto quello che stava succedendo, ma di affidare in toto il monopolio della soluzione del suo problema di incolumità a Subranni, al ROS di Subranni, con dati che illustreremo che sono dichiarativi e in parte anche documentali. E ciò ha fatto al di fuori di ogni legittimazione formale, perché, come vedremo, la sicurezza di Mannino era affidata alla Polizia di Stato, la Prefettura non è mai stata interessata, il ROS non aveva alcun titolo formale, una denuncia, un esposto, un procedimento aperto, una delega di indagini, per occuparsi della sicurezza di Mannino. E vedremo, è testuale il riferimento che faccio, perché viene fatto da un test certamente non vicino alla procura, vedremo che sul tema della incolumità di Mannino non si faranno passi avanti formali, perché qualcuno, era il vertice della DIA in quel momento, dice il ROS aveva pigliato alcune iniziative. Non ce lo dice quali erano queste iniziative, però l'espressione testuale che vedremo più avanti è che il ROS aveva pigliato alcune iniziative, e quindi è tranquillo. E ovviamente vedremo quali sono queste iniziative. Secondo punto, nell'ambito di questo rapporto fittissimo e anomalo ci soffermeremo in seconda battuta sulla gestione che riteniamo gravissima, in particolare dal generale Subranni, che firma col suo nome e cognome questa pagina, delle indagini che gli erano state affidate su un anonimo, il Corvo 2, che tra l'altro concerneva proprio e anche un canale di interlocuzione tra Mannino e Cosa Nostra che si stava aprendo in quel momento. E vedremo ovviamente non il contenuto dell'anonimo, non la veridicità dell'anonimo, in cui non ci interessa nulla, ma dei tentativi maldestri, formali ed informali, con i quali Subranni prova a chiudere quelle indagini. E infine, nel terzo e ultimo nucleo di questa parte della requisitoria, sempre a proposito di questo rapporto anomalo, noi ci soffermeremo su un argomento che è assai caro alle difese di questo processo.
un argomento introdotto di continuo fin dall'udienza preliminare e in ogni udienza di questo dibattimento, e cioè quello che noi riteniamo essere stata la gestione scellerata dell'indagine mafia-appalti e le gravissime violazioni che Subranni, Mori e De Donno anche in quel caso hanno fatto, anche in quel caso in favore di Calogero Mannino in quell'esatto momento. Argomento su cui dobbiamo necessariamente spendere qualche parola perché, ripeto, è un argomento introdotto da sempre nelle difese e ci ha dato l'occasione di cogliere, al di là, voglio dire, del discorso, tra virgolette, difensivo del pubblico ministero che cerca di neutralizzare l'argomento difensivo. Noi riteniamo che questo argomento, alla fine, per come sarà letto, rafforza enormemente il discorso che stiamo facendo, che in quel momento, cioè, perché lo vedremo alla fine di questi tre punti, al termine della trattazione di questi temi, Mannino da un lato, Subranni, Mori e De Donno hanno finito per fondere le loro prospettive, hanno fatto, e non uso questa espressione a caso, hanno fatto i soci, e alla luce di questo capiremo meglio quella notazione di Sinico, Mannino e soci, proprio in quel momento, il segnale a Mannino e soci, hanno fatto i soci, e questi tre punti sono la dimostrazione di quello che stiamo dicendo. Tutto e sempre in maniera occulta e riservata. In connubità di Mannino, indagini su Mannino sul colpo 2, mafia appalti. E allora partiamo dal primo tema, quello dell'affidamento da Mannino a Subranni, da prima attraverso Guazzelli, e sull'omicidio Guazzelli spenderemo qualche parola, visto che ne abbiamo parlato molto in dibattimento, e poi dopo l'omicidio dell'intermediario Guazzelli, direttamente tra Mannino e Subranni, del tema strategia di Mannino per reagire al pericolo per la sua incolumità. Un tema che, come abbiamo già detto, passa per il solito sdoppiamento dei piani e delle realtà. Da un lato Mannino non denuncia tutto questo, da un lato l'allarme all'esterno si depotenzia, dall'altro parte il secondo livello di reazione all'allarme, e cioè quello della interlocuzione diretta. Che cosa volete per? Quella, non c'è dubbio che per affrontare questo primo tema dei tre, dobbiamo puntare l'attenzione su due cose. Da un lato dimostreremo e riteniamo di aver dimostrato che Mannino non sottovalutò affatto quel pericolo, non lo sottovalutò affatto, che la condizione di terrore di Mannino fu totale ed effettiva, e vedremo ora come. E dall'altro che di quella sua condizione ne parla con Guazzelli e Subranni, più volte, a più riprese, di continuo. Primo tema, Mannino non sottovalutò affatto quella condizione di terrore. Ne possiamo dare molti, molti esempi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, alle circolari, ai riferimenti in Cosa Nostra. Non è detto ovviamente che Mannino sapesse che il suo nome era stato fatto a casa di Guddo, ma delle circolari ovviamente sapeva degli episodi di intimidazione di cui si è parlato in questo dibattimento, la corona di fiori fuori la casa palermitana, al giorno dopo la conferma del Maxi, le minacce telefoniche alla segreteria di Via Ventura, l'ordigno esplosivo a Misilmeri, eccetera. Ebbene, nel corso dell'istruttoria dibattimentale abbiamo anche saputo che non solo il nome Mannino era stato fatto e programmato, ma si era passati alla fase esecutiva. Ha detto Brusca, in particolare, che dopo l'omicidio Lima, nel primo suo incontro con Rina, dopo l'omicidio Lima, Rina gli dice passa a Mannino, passa a lavorare a Mannino. E dice anche Brusca, ha detto che data la particolare insistenza di Rina, quel giorno stesso lui aveva dato l'incarico in parte alla Barbera, ma soprattutto a Nino Gioè, di iniziare i pedinamenti di Mannino. Quindi dopo Lima siamo passati anche per Mannino alla fase esecutiva, lo stanno per ammazzare. Su questo punto anche la Barbera ha fornito un riscontro indiretto all'udienza del 23 gennaio 2014, il discorso del messaggio da Bagarella a Biondino sulla bottiglia, che lui dopo ha capito che era l'indicazione che a Via Ventura si potevano fare i pedinamenti di Mannino. Insomma, si è passati alla fase esecutiva. Ed un altro riscontro importante al fatto che l'esecuzione di Mannino, o meglio l'attentato a Mannino, fosse passato dalla fase ideativa a quella esecutiva, ci è venuta dalla collaborazione di Angelo Sino. Sino ha raccontato che durante il suo periodo di detenzione al carcere di Termini Imerese incontra Bernardo Brusca. Abbiamo in quell'udienza acquisito il certificato DAP, il 12 gennaio 2017 Teste Ponferraro ha anche riscontrato i dati di comune detenzione. Quindi facevano effettivamente Bernardo Brusca e Angelo Sino nel carcere Termini Imerese la socialità insieme. Che cosa dice Sino su questo incontro con Bernardo Brusca? Che Bernardo Brusca gli dice, riferendosi a una cosa che aveva saputo qualche mese prima dall'esterno. Ora, l'incontro è del settembre 92, la socialità insieme. Qualche mese prima, dall'esterno, Bernardo Brusca ha saputo e dice a Sino questo: Ancilù, a momenti siamo a casa. A momenti siamo a casa perché ora ci diamo un colpetto e ne cavamo a Mannino. Ora tocca a Mannino. Per capire quanto Mannino fosse effettivamente terrorizzato e non sottovalutasse questa cosa, abbiamo una serie di elementi dibattimentali.
li diciamo per sintesi, ma in ordine. E il primo dal quale vogliamo partire è quello che ci arriva da una figura che abbiamo già menzionato, cioè Giuliano Guazzelli, il maresciallo che fa da, come vedremo, da intermediario tra Mannino e Subrani in questa prima fase, e le cui riflessioni ci arrivano dalla deposizione del figlio, Riccardo Guazzelli, che abbiamo sentito in dibattimento. Chi è Giuliano Guazzelli? Bisogna fare una breve descrizione di questo personaggio per i suoi rapporti a tre vertici. È formalmente un maresciallo in servizio alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Agrigento. Quindi in apparenza un maresciallo di sezione, il classico maresciallo di sezione, alle soglie, come ha detto Riccardo Guazzelli, della pensione. Di lì a poco sarebbe andato in pensione. Ma in realtà, come vedremo, Guazzelli era, per la tipologia dei compiti che gli vengono affidati, per gli incontri che fa, una sorta di aggregato periferico in quel momento del rosso dei carabinieri, proprio per il suo rapporto con Subranni. E i rapporti strettissimi tra Guazzelli e Subranni emergono da un'infinità di fonti. Sono emersi innanzitutto durante la deposizione del test di P.G. Bonferraro, che ha dato atto dell'analisi degli stati matricolari di entrambi, evidenziando i punti di contatto, sia da quando negli anni 60 Guazzelli e Subranni avevano lavorato insieme a Castelvetrano, ancora quando negli anni 70 Guazzelli aveva ritrovato il maggiore Subranni al nucleo investigativo di Palermo, entrambi trasferiti a Palermo, Subranni era andato a comandare il gruppo e si ritrovano. E ha detto anche in udienza, Riccardo Guazzelli, che al di là di tutti gli anni in cui hanno lavorato insieme, ha detto tra mio padre e Subranni si era cementato un rapporto di amicizia, un rapporto anche personale che passava anche per la frequentazione, ha detto Riccardo Guazzelli, delle rispettive famiglie. Questo è il rapporto Guazzelli-Subranni, un rapporto di amicizia personale che era continuato anche dopo che Subranni era andato a comandare il ROS. Ha detto Riccardo Guazzelli, mio padre quando andava a Roma spesso ha incontrato Subranni, Subranni gli mandava la macchina del ROS per andarlo a prendere, eccetera, eccetera. Ma il rapporto strettissimo di Guazzelli non è solo con Mannino, è anche sull'altro vertice del triangolo, è anche tra Guazzelli, non è solo con Subranni, ma è anche tra Guazzelli e Mannino. Ha detto sempre Riccardo Guazzelli, il figlio del maresciallo Guazzelli, che tra suo padre e Mannino c'era un rapporto che partiva già prima degli anni Ottanta, ancor prima, ha detto Riccardo Guazzelli, della mia, figlio di maresciallo Guazzelli, esperienza politica. Ma, e con questo completiamo questo spaccato, diciamo, introduttivo sulla figura del maresciallo Guazzelli, Giuliano Guazzelli non è solo il maresciallo legato a doppio filo, a Subranni da un lato e a Mannino dall'altro, ma dell'altro giro, quello che passa per le frequentazioni, purtroppo all'interno di Cosa Nostra, il maresciallo Guazzelli, ci ha parlato, ad esempio in udienza, abbondantemente il collaboratore Sino. Sino ne ha dette varie in udienza, una di quelle che inquadra di più per comprendere a 360 gradi la personalità di Giuliano Guazzelli è questa. Dice, io non lo conoscevo ancora. Avevo avuto, dice Sino, un lavoro in appalto a Santa Ninfa, avevo scelto l'impresa del calcestruzzo, non abbiamo ragioni di ritenere che l'avesse, o meglio di non ritenere che l'avesse scelta sulla base delle sue logiche, quelle di Sino. E che cosa succede? Succede che per la prima volta mi si avvicina il maresciallo Guazzelli, che gli dice che l'impresa del calcestruzzo che doveva scegliere per quel lavoro non era quella già scelta, ma era una di un tale Stefano Accardo, cioè Cannata, per quello che in quel momento era il reggente della famiglia mafiosa di Partanna, legatissimo alla famiglia Messina Denaro. Sino dice, io ho capito là, quando mi mandi da Accardo, ho capito che Guazzelli giocava su più tavoli, aveva più tavoli. E ancora, ma lo dico solo per flash, Sino dice di aver visto Guazzelli in un villaggio a Torre Macauda, Sino dice, so che era di prestanome di Rina, so che in quel momento, in quel villaggio, c'era a fare il latitante Totò di Ganci, cioè il reggente di Sciacca. E dice che quando Sino vede Guazzelli che si aggira in quel posto, subito dopo va da Di Ganci, che è latitante, dice, ma lo sai che ho visto Guazzelli qua fuori? Le parole testuali riferite da Sino, che gli dice Di Ganci, dice, non ti scandare, non ti preoccupare, perché Guazzelli non ha problemi, è uno che ci conosce molto bene. Così come Sino vede Guazzelli guidare la macchina che gli aveva regalato Rosario Cascio, e a bordo di questa macchina lo vede uscire da una stradella dove era latitante in quel momento Beppe Fecaro. E ancora, è Guazzelli a dire direttamente a Sino, ci ha riferito Sino, che Mannino era da considerarsi un buon amico, che i due si facevano favori a vicenda, Mannino e Guazzelli. Ebbene, il figlio del maresciallo Guazzelli, Riccardo Guazzelli, sentito in questo dibattimento e sul tema che abbiamo detto dell'effettiva percezione del terrore da parte di Mannino, dice una cosa, dice, io ricordo che Mannino cercò, poco prima che morisse mio padre, l'omicidio Guazzelli è 4 aprile 92, una serie di incontri con mio padre. Gli viene chiesto a Riccardo Guazzelli di rimanere fuori, all'uscita il padre gli fa una sintesi, un riassunto di quello che era accaduto. In questi incontri che Mannino chiede di persona, dice voleva incontrare, Mannino voleva incontrare mio padre di persona, in questi incontri, dice Riccardo Guazzelli, mio padre mi disse che Mannino gli voleva parlare della situazione di pericolo che stava vivendo, perché lo volevano fare fuori. Dice in particolare Riccardo Guazzelli, ci furono degli incontri, furono a Palermo, penso presso l'abitazione,
Questi incontri erano legati alle intimidazioni che in quel periodo lui, il Mannino, aveva subito. Ricorda in che periodo siamo, gli chiede il PM in questo dibattimento, diciamo inizi del 92, ecco fine 91, inizi 92. Erano avvenuti a casa del Mannino, ma non cercato da mio padre, da Mannino. C'erano stati degli atti intimidatori e aveva voluto parlare con mio padre. Io ricordo che, insomma, sì, poi alla fine di questi incontri, di uno di questi incontri, ci fu una battuta che fu detta dal Mannino e che mio padre mi riferì. O ammazzano me o ammazzano Lima. Quindi già prima di Lima Mannino sa che tocca o a Lima o a lui. E se ci pensiamo bene, veramente questa alternativa già prima di Lima tra Mannino e Lima è davvero impressionante se pensiamo che quello stesso identico discorso, quella stessa identica alternativa, forse in quello stesso periodo, cioè o Lima o Mannino, chi dei due, la stavano prospettando Giovanni Brusca e Sino. È un episodio confermato da entrambi, sia da Brusca che da Sino. Dice che, in particolare, il resoconto di Sino su questo punto, riportato anche per esteso nella sentenza, gli è stato letto nel corso del dibattimento ed è stato confermato parola per parola, dice che questo incontro tra Sino e Brusca avviene subito dopo quel famoso decreto governativo di cui abbiamo parlato prima, quello che con l'interpretazione autentica aveva riportato in carcere gli uomini d'onore scarcerati. Subito dopo quel momento, dice Sino, Giovanni Brusca mi chiamò, era molto seccato che c'era stato quel decreto legge, che un sacco di persone erano state, in un certo senso, prima illuse e poi disilluse. Cioè mi disse, mi raccontò che erano uscite per 2 o 3 giorni, va bene, questo lo abbiamo visto. A quel punto mi fece una strana e seria proposta, una specie di perverso gioco della torre. Mi disse, chi buttiamo giù, Angelo, tu chi ammazzeresti, Mannino o Lima? E la risposta di Sino è nessuno dei due, però non gli potevo dire no, non è tanto importante ovviamente la risposta di Sino. Quello che è importante è che questa alternativa secca, Mannino o Lima, questa identità secca Mannino o Lima vale per Cosa Nostra o Mannino o Lima, vale anche per Mannino, che sa di essere nella stessa condizione di Lima. Quando il 12 marzo 92 una di quelle due alternative si avvera, perché come abbiamo visto uccidono Lima, è evidente che il terrore di Mannino non poteva che incrementare ulteriormente. E cosa fa Mannino ancora una volta? Va a denunciare, va dal suo servizio di scorta della Polizia di Stato, va in prefettura, va alla DIA, no. Chiama ancora una volta Guazzelli. Cioè dopo Lima, dice Riccardo Guazzelli, mio padre fu richiamato da Mannino, sempre per parlare dell'incolumità personale. E Riccardo Guazzelli ha detto che di questo secondo incontro, ricorda in una frase, questa volta non è più ovviamente me o Lima, ma Mannino disse, ora ammazzano me, se non si fa qualcosa, ora tocca a me, ora ammazzano me. Abbiamo su questa condizione particolare di Mannino e di piena consapevolezza del terrore una serie di dati. Abbiamo il verbale acquisito come corpo del reato di Mancino, e che riteniamo utilizzabile ai sensi del 63 in questa parte, quando Mancino dice di aver incontrato dopo Lima Mannino, Mannino gli dice il prossimo sono io, ma anche Giuliano Amato in questo dibattimento ha ricordato di aver incontrato pochi giorni dopo Lima Mannino e di aver colto da parte di Mannino la convinzione, il pensiero che il prossimo sarebbe stato lui dopo Lima, anche Giuliano Amato. Ed ancora Gargani, udienza 20 giugno 2014, Gargani è un amico di Mannino, non è un politico a caso, è un democristiano della stessa corrente di Mannino, legato a Mannino, lo ha detto espressamente lui in questi termini, da radicata amicizia e sintonia intellettuale. Eppure Gargani ha detto, dopo Lima, Mannino pensava che avrebbero ammazzato lui. E allora, un altro e ultimo elemento su questo discorso, cioè il terrore di Mannino, che ci apre anche a quello che vedremo subito dopo, gli appuntamenti prima con Guazzelli, subito dopo la morte di Guazzelli, direttamente con Subrani per parlare di sicurezza. Un altro episodio emblematico che dimostra questa doppia cosa è l'episodio che possiamo sinteticamente definire come della intervista negata a Padellaro, di cui abbiamo anche parlato in questo dibattimento durante la lunga discussione del test Padellaro. Ebbene, Padellaro ci dice che subito dopo Lima, su richiesta del suo direttore, che gli aveva chiesto un'intervista importante su quei fatti e sul fermento criminale siciliano che era nato da quei fatti, Padellaro pensa a Mannino, anche lui, subito dopo Lima pensa a Mannino, lo contatta tramite Angiolino Lonardi, che è il suo addetto stampa. Prendono, ha detto Padellaro, delle indicazioni puntigliose, precise sull'intervista, cioè si dice prima dell'intervista, tu vieni, registri, poi mi fai leggere il testo, dopo la pubblicazione del testo, dopo che io leggo il testo, gli dice Mannino, poi pubblichi l'intervista. Quindi l'appuntamento è dato per rilasciare un'intervista, e dalle agende consultate dell'epoca da Padellaro, e la pagina quell'agenda l'abbiamo acquisita nell'udienza di Padellaro, lui ha ricostruito con certezza che questo incontro dell'intervista negata a Mannino avviene l'8 luglio 92, è una data significativa, 8 luglio 92, perché come vedremo dopo, in quello stesso giorno,
8 luglio 92, dalle agende di Contrada sappiamo che è uno di quei giorni in cui alle 9 di sera si incontrano Mannino, Contrada e Subrani per parlare della sicurezza di Mannino. Proprio 8 luglio 92, lo stesso giorno della intervista negata a Padellaro. E questo ci fa capire quello che vedremo tra poco, quando Padellaro dice «mi disse che i carabinieri gli avevano detto». Ma andiamo con ordine. Allora, arriva l'8 luglio 92, Padellaro va da Lonardi, entra da Mannino e subito gli viene data una notizia brusca di cambiamento. L'intervista è annullata, testuale, non è il momento, mi impegno a dare questa intervista più in là, quando sarò in grado di poter raccontare meglio quello che sta succedendo. Adesso no. Non voglio fare dichiarazioni che mi mettano sotto la luce dei riflettori. Queste sono le giustificazioni che dà Mannino riferite a Padellaro. L'idea dell'intervista viene abbandonata, perché dice Padellaro non ci fu niente da fare. Padellaro Ghezzi ha detto che ci riprovò una seconda volta, pochissimo prima di Via D'Amelio, e anche in quel caso Mannino al telefono gli disse non è ancora il momento, non voglio essere sotto la luce dei riflettori. Ma Padellaro in udienza ha descritto in maniera molto efficace quello che si dissero, forse addirittura con maggiore, anzi sicuramente con maggiore libertà, considerando che era la classica intervista off record, cioè con l'impegno di non pubblicare. E Padellaro in udienza ha descritto lo stato d'animo di Mannino con termini eloquenti, testuali: braccato, spaventato, terrorizzato. Io vedevo che lui sentiva che era entrato in una specie di tunnel da cui non sapeva se sarebbe mai uscito vivo. Questa è la percezione del pericolo. E i commenti fatti da Mannino in questa discussione con l'impegno di non pubblicare furono annotati subito da Padellaro su 6 fogli dattiloscritti di cui abbiamo chiesto e ottenuto l'acquisizione al fascicolo di dibattimento all'udienza il 26 settembre 2013. In udienza Padellaro li ha confermati, ha detto che quegli appunti lui li prese subito dopo essere uscito da là, per paura, perché dice erano talmente forti alcune espressioni utilizzate che avevo paura di dimenticare l'espressione, e che le avesse presi subito dopo. Lo ricaviamo anche dal documento che la Corte ha, appunto questi 6 fogli da tiro scritti, perché se lo manda con fax, e come è emerso chiaramente in udienza, c'è l'attestazione della data e dell'orario di trasmissione di quel fax, 8 luglio 92, ore 20:48, quando Padellaro ha finito di annotare quelle cose e manda il fax, ore 20:48, 10 minuti dopo Mannino incontrerà Subrani per parlare della stessa cosa praticamente. Allora, questi virgolettati, ne leggo solo alcuni, quelli che ci sono utili, degli appunti presi appena uscito dallo studio di Mannino. Mannino gli disse questo: ho orrore di restare nella condizione di condannato a morte. Sento che sto per perdere la ragione e maledico il giorno in cui ho iniziato a fare politica. Mannino spiega anche il perché della sua paura, e il perché passa per Lima e per il maxi processo. Perché dice, è testuale nell'appunto di Padellaro, per il maxi processo fu raggiunta una specie di accordo con il potere politico. Voi, disse Cosa Nostra, ingabbiate la mafia perdente e alcuni marginali della mafia vincente. Ma l'accordo è che alla fine di questo iter c'è la Cassazione, che ci rimetterà in libertà. Noi nel frattempo ce ne restiamo buoni e calmi, continuando a fare i nostri affari. È esattamente quello che abbiamo visto prima. Ma aggiunge Mannino a Padellaro: è successo però che il governo non ha rispettato i patti, e Andreotti ha fatto approvare una serie di leggi repressive. È significativo che Mannino colga in questo l'inversione di tendenza. Le leggi repressive, tra l'altro, di quel governo Mannino è ministro, perché Mannino è ministro del Mezzogiorno per l'esattezza dal 12 aprile 91 al 28 giugno 92. E subito dopo, negli appunti presi da Padellaro, ma è già chiaro, troviamo anche il perché dell'assimilazione che Mannino fa stesso, che lo stesso Mannino fa della sua figura a Lima. Perché dice Lima, dice Mannino, uomo di confine, gli aveva garantito delle buone intenzioni di Andreotti, non ha potuto mantenere gli impegni ed è per questo che è stato ucciso. E Mannino in quella sede, dopo aver detto che Lima è stato ucciso per questo motivo, che anche a lui sarebbe toccato, che era terrorizzato e tutto il resto, dice anche che in realtà lui era stato avvicinato dai mafiosi per chiedergli un ammorbidimento dell'azione repressiva. Ovviamente anche questo Mannino non lo ha mai denunciato, ci mancherebbe altro. Lui mi disse, io sono stato avvicinato, questo lo diceva Padellaro in udienza, io sono stato avvicinato e ho ricevuto delle pressioni affinché mi muovessi a favore di misure meno repressive, perché mi considerano potente e, dice Padellaro, sono un'espressione che mi colpì, anche intelligente. Quindi Mannino dice a Padellaro pure che i mafiosi si erano fatti vivi e gli avevano chiesto un ammorbidimento dell'azione repressiva. Alla fine conclude, torniamo agli appunti presi quell'8 luglio 92, quindi hanno un tasso di affidabilità nel testuale, nell'adesione, nell'aderenza testuale fortissimo, quegli appunti dell'8 luglio 92 si conclude così. Mannino dice a Padellaro questo: non vado da un mese in Sicilia perché, secondo i carabinieri,
c'è un comando pronto ad accopparmi. I carabinieri vogliono che io non mi esponga in questo momento, perché sono nel mirino. Ma io ho grande voglia di raccontare alcune cose e penso che prima o poi lo farò. Ma perché i carabinieri? Perché proprio i carabinieri mi dicono cosa fare? Sono nel mirino, fai questo, non andare qua. Perché proprio i carabinieri, se come abbiamo già detto, abbiamo acquisito con il consenso delle parti l'attestazione che la scorta era fatta alla Polizia di Stato e tutto il resto? Perché proprio i carabinieri, che non avevano alcuna legittimazione formale in quel momento ad occuparsi della incolumità di un bambino? La domanda è ovviamente retorica, in parte già anticipata dai contatti che abbiamo visto Mannino Guazzelli e da quello che diremo dopo, ma è significativo quello che ha detto Padellaro in udienza su questo passaggio. Perché cioè, io una cosa la capì da questa espressione: pensai probabilmente che fossero proprio i carabinieri quelli che erano i suoi, cioè capì che rappresentavano il suo riferimento più attendibile, il suo riferimento più importante nel momento in cui lui doveva decidere cosa fare su questa cosa. Cioè Padellaro capisce che l'interlocutore sulla sicurezza di Mannino in quel momento, sul pericolo di Mannino, sono i carabinieri. E quindi possiamo passare, riprendendo gli incontri di cui abbiamo già detto tra Mannino e Guazzelli, a descrivere meglio, anche alla luce della testimonianza del generale Tavormina, alla luce dei documenti e leggende di Contrada e alla luce di altri tasselli della deposizione di Giuliano Guazzelli, perché possiamo rispondere a questa domanda, perché proprio con i carabinieri in quel momento. Abbiamo già detto degli incontri con il maresciallo Guazzelli, abbiamo già detto del rapporto strettissimo tra Guazzelli e Subranni, ma dobbiamo aggiungere quello a questo punto che ci ha detto Riccardo Guazzelli su quegli incontri, perché Riccardo Guazzelli ci ha riferito anche dell'urgenza con la quale suo padre, proprio in un momento temporale immediatamente successivo agli incontri con Mannino, cercò ed ottenne una serie di incontri, almeno due o tre, con il generale Subranni. E a uno di questi ci sarà, dice Riccardo Guazzelli, anche Mori. Incontri che Riccardo Guazzelli ha detto furono cercati dopo gli incontri di mio padre con Mannino, in cui si era parlato del pericolo di vita per Mannino. Quindi subito dopo, con gli stessi ritmi frenetici, Guazzelli cerca incontri con Subranni. E questi incontri culminano nella memoria di Riccardo Guazzelli in un ultimo significativo incontro. Guazzelli va a Roma, cambia data rispetto al programma, perché deve incontrare proprio Subranni. In un verbale del 98 di Riccardo Guazzelli contestato, emerge, poi ha detto di non ricordare, che a questo ultimo incontro c'era anche Mario Mori, e suo padre va subito dopo Mannino, due giorni prima di essere ucciso a Roma, a incontrare Subranni e Mori. Che gli doveva dire subito dopo aver parlato con Mannino della sicurezza, dell'incolumità? Poi vedremo il pigliare le iniziative. A Subranni e Mori, Guazzelli. Dice Riccardo Guazzelli, l'incontro ci fu, credo, due giorni prima, forse il 2 aprile 92. Quando ho parlato degli incontri diretti, perché accade, poi torneremo brevemente sull'omicidio Guazzelli, i primi giorni di aprile sono importanti per i motivi che abbiamo detto. Guazzelli che incontra Mannino più volte per parlare di sicurezza, il 2 aprile va a Roma e ci va apposta per incontrare Subranni e Mori, tant'è che sposta la data. Ha detto Riccardo Guazzelli in udienza che dopo essere sceso da Roma, quindi verosimilmente il giorno prima del suo omicidio, era andato ed era volato di corsa a Menfi da Mannino. Quindi c'è una triangolazione in 3-4 giorni nettissima di Guazzelli che sale e scende. Poi capiremo questa triangolazione, come è stata letta anche all'interno del ROS, quando si sono chiesti perché hanno ammazzato Guazzelli. Ma è importante questa densità, questo ritmo frenetico di incontri. E quando ammassano il maresciallo Guazzelli il 4 aprile, cosa su cui dopo torneremo, e viene meno quindi l'intermediario, quello che va avanti e indietro, è proprio da quel momento che abbiamo tracce documentali di incontri diretti a questo punto tra Mannino e tra gli altri Subranni, proprio e anche per parlare della, virgolette, situazione siciliana e del pericolo sicurezza per Mannino. Sono incontri che ricaviamo innanzitutto dalle agende, dalle pagine delle agende sequestrate a Contrada nel processo per concorso esterno e acquisite parzialmente il 26 settembre del 2013. E da queste agende abbiamo, subito dopo l'omicidio Guazzelli, una serie di incontri annotati. 3 giugno 92 dal ministro Mannino per colloquio su cosa in Sicilia. 25 giugno 92 dal ministro Mannino per parlare del pericolo in cui si trova, tra parentesi, segna CC. Noi, visto che questa è la sede delle valutazioni, riteniamo che sia segnalato, molto probabilmente, CC, e certamente, dai carabinieri.
Sempre 25 giugno 92, questo lo capiremo bene tra un po' il motivo, anche se l'abbiamo anticipato, questa volta in serata alle 20 dal ministro Mannino per parlare dell'anonimo. 27 giugno 92, che è un sabato, anche questo tornerà dopo, tutto il giorno lavorato su anonimo. 8 luglio 92, è la stessa data di Padellaro. Contrada nota, dopo aver aspettato su Branni, ore 21, via Borgognona, studio onorevole Mannino. 13 ottobre 92, ore 19.30, insieme al generale Subranni, dall'onorevole Mannino. Incontri diretti che non avevamo avuto a Guazzelli vivo, che iniziano e si susseguono per parlare di situazione siciliana, pericolo in cui si trova Mannino, e Corvo 2, anonimo, direttamente anche con Subranni, tra Subranni e Mannino. E possiamo allora ora capire in pieno alcuni passaggi che noi su questo tema riteniamo importantissimi della deposizione dibattimentale del generale Tavormina, che in quel 92 era il direttore della DIA. Sappiamo che il generale Tavormina nel corso del 2017 è deceduto, quindi non volgeremo più di tanto valutazioni sulla sua testimonianza, sulle conseguenze di questa testimonianza, ma la valutazione sul contenuto di alcune cose che non tornano in maniera molto significativa, perché quelle che noi riteniamo essere state le reticenze sono assolutamente collegate, ce ne sono due. Una la vediamo ora, un'altra la vedremo proprio quando si parla di rimediazione tra Mori e De Dono con Vito Ciancimino. E queste due reticenze del generale Tavormina si sposano, rispondono alla stessa logica. Ebbene, del generale Tavormina, come è emerso in udienza, noi abbiamo due versioni. Una è quella che risale a prima che le indagini sulla trattativa fossero anche solo iniziate, ed è quella consacrata nel verbale del 19 luglio 2000, che è un verbale che è stato usato per le contestazioni, che è stato, dopo faticosissime contestazioni, in punti che riteniamo importanti, confermato da Tavormina, e che è stato, non vorrei ricordare male, ma anche acquisito con il consenso delle parti, con l'eccezione specifica delle difese dei carabinieri.